amici di bla bla bla, io mi trovo qui oggi vicino alla Matrice e vicino a me c'è Pietro Orlandi, sicuramente un nome molto noto, fratello di Emanuela Orlandi, ormai scomparsa da più di 40 anni, vero Pietro? Quasi 40 anni, a giugno sono 40 anni. 40 anni a giugno. Allora Pietro, ultimamente no, c'è stato di nuovo un clamore su questo caso e sembra che qualcosa si sia mosso, comunque che si stia muovendo, anche se con molte difficoltà. Il clamore soprattutto c'è stato a gennaio, quando per la prima volta, sì, il Vaticano ha aperto un'inchiesta sul rapimento di Emanuela. Sì. Una cosa che non aveva mai fatto, non aveva mai voluto collaborare neanche con la Procura di Roma. Sì. E quindi mi ha colto un po' di sorpresa positivamente. Certo. La cosa strana, certo, che è venuta due giorni dopo i funerali di Papa Ratzinger. E questo un po' ha lasciato un po', no? qualche dubbio, sì, insomma. Però il fatto che l'abbia decisa, perché questa è una cosa che ha deciso Papa Francesco, sì, sì. Il Vaticano non può averla decisa nel promotore di giustizia, certo, né altro, solo lui può aver deciso questa cosa. Sì. Io mi auguro che sia fatta con la massima onestà e collaborazione possibile. Vabbè, questo ce l'auguriamo tutti. E come hai detto tu, hai rilasciato molte dichiarazioni, sono venute fuori anche molte cose, tra le quali il nome del Papa, no, che ci ha preceduto, insomma, Papa Wojtyla. Sì. E questo, e come dicevi tu prima, si è alzato un polverone e si sono scritte anche tante cose non vere, insomma, ci si è ricamato abbastanza sopra. Sì, guarda, sono rimasto colpito dalle palate di fango che mi sono arrivate addosso, devo dire. Cosa che non era mai successa in questi anni. Sì. E mi sono reso conto, purtroppo, lo devo dire, sì, tranquillamente. Di quanta stampa ancora è asservita al Vaticano. Perché ho letto delle cose totalmente inventate, che non mi sarei mai aspettato. Tutto per una frase che ho detto rispetto a Wojtyla. Io su Wojtyla ho sempre fatto il discorso tranquillamente. Io ho sempre detto, per ricordarlo ai nostri telespettatori. No, io ho sempre detto di Wojtyla che lui era sicuramente a conoscenza di quello che era successo. Sì. Che lui ha permesso al silenzio dell'umanità di calare su questa vicenda. L'ho sempre detto, non è mai successo niente. Questa frase in particolare, perché io quando sono stato ascoltato l'11 aprile dai promotori di giustizia che mi hanno convocato un'inchiesta, sono stata una giornata, tra le altre cose che ho presentato, tutte le prove che ho trovato in questi ultimi anni, e 28 nomi di persone che secondo me dovrebbero essere ascoltate, e tra questi nomi c'erano i nomi di due monsignori polacchi. Mi hanno chiesto perché questi nomi, perché io ogni nome spiegavo le motivazioni. Certo, quindi ho detto perché erano due amici molto intimi, sì, Giovanni Paolo II, tanto è vero che all'epoca mi ha detto, ma qui in Vaticano tutti lo sapevano, ogni tanto faceva qualche scappatella serale, andava in giro. E quindi sarebbe giusto, importante chiamarli e sapere se magari loro sanno qualcosa, visto che sono viventi, magari hanno dei ricordi particolari. Certo, no? Certo. È finita così. E la cosa è stata, perché poi la sera sono andato alla trasmissione di Floris, ho raccontato un po' come era andata la situazione, abbiamo parlato di questi nomi, e mi hanno chiesto di questa questione di Wojtyla e ho detto sì, ma lui, perché ogni tanto usciva la sera, e ho aggiunto questa frase, certo non andava a benedire la casa, che mi sembra la cosa più logica, quindi a scatenarlo il caos totale. Il primo ad insorgere è stato il suo segretario particolare, e adesso Cardinal Givitz, no? Dalla Polonia, ha insorto queste frasi criminali. Ma la cosa imbarazzante, direi, quando mi hanno chiesto chi te l'ha detto queste cose? Ho detto, a parte il Vaticano tutti lo sapevano, ma io per la prima volta l'ho lette, lo posso leggere chiunque, nel libro che nel 2007 ha scritto proprio Givitz. Lui, il suo segretario particolare, si intitola Io e Wojtyla, adesso non ricordo esatto il titolo. Vabbè, nel 2007 racconta in maniera molto particolareggiata come lui, Wojtyla, e questi due monsignori polacchi uscissero la sera, spiega anche come cosa facevano per eludere la sorveglianza della gendarmeria. Certo. Lui dice, andavamo a fare una passeggiata al lago, andavamo in pizzeria, anzi ci stupivamo anche del fatto che non ci riconoscessero. Quindi quando ho detto quella frase, io devo dire, veramente l'ho detta senza nessuna polemica. Sì, sì. Anche perché l'inchiesta è sul rapimento di Emanuela, non è certo sulle passeggiate serali di Papa Wojtyla. Io il riferimento l'ho fatto perché era importante, secondo me, ascoltare queste due persone. Certo. Però per loro evidentemente hanno usato questa frase per creare questa situazione assurda, hanno cercato in tutti i modi di screditarmi. Forse io ho riflettuto nel tempo, forse perché in quel momento c'era troppa solidarietà nei nostri confronti, nei confronti di questa vicenda, non solo da parte della tantissima gente che ci è sempre stata vicino, ma anche da parte delle istituzioni italiane, no? Stava partendo questa commissione parlamentare, voluta anche da
la camera, un grande entusiasmo quel giorno, colazione unanime. E questo però ha rallentato un po' tutto, infatti adesso il secondo voto che ci doveva stare al Senato, perché è bicamerale questa commissione, c'è stato questo... Infatti prima mi stavi proprio dicendo del Senato, no? Che c'è stato questo rallentamento. Qualcuno, qualche senatore ha cominciato a fare un passo indietro, hanno cominciato a chiedere emendamenti. Adesso vediamo nei prossimi giorni, perché martedì devono essere votati questi emendamenti al Senato. Sì. È un emendamento molto banale, secondo me fatto apposta per rallentare, perché questo emendamento chiedeva che questa commissione, qualora dovesse partire, possa durare 3 anni, credo, invece di 4, una cosa così. Ho capito. Comunque adesso votano martedì questo emendamento. Sì. Se viene votato e accettato dal Senato, praticamente torna tutto indietro alla Camera. E poi... E a quel punto però, se la Camera accetta questo emendamento, non c'è più bisogno che torni al Senato, quindi parte automaticamente la Commissione. Okay. È una situazione più lenta. Certo. Invece se questo emendamento non viene accettato adesso, praticamente decidono la data e vanno in aula al Senato per votare la Commissione sì o no. Okay. Quindi speriamo bene. Certo. Speriamo. Io cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Bravo, e io la stessa cosa, e Emanuela Orlandi è un po' la sorella di tutti. Consentimi di dire questo, davvero con tanto affetto per te, per la tua famiglia, per Emanuela, che come ho detto poco fa è la sorella un po' di tutti.